Ciao, oggi vi parlo del ritorno di un grande eroe dei libri game del passato, un sacco di muscoli e tanta voglia di portare a casa la propria pellaccia. Vi parlo questo di Il Palazzo dei Misteri, il grande ritorno di Rupert, scritto da Alberto Orsini, 300 paragrafi ed edito da Edizioni Librarsi. Io sono Teo e queste sono Recensioni Minute. Prendi un libro, sfoglia le pagine, ma non leggere le istruzioni, tanto qui c'è Teo con le sue recensioni. Per poter giocare prendiamo confidenza con il registro di avventura. Abbiamo un valore di forza che inizia da 10, ma quando arriverà a 0 la nostra avventura terminerà. Man mano però che la forza scenderà aumenterà il nostro valore di barbarie. Partiremo da parziale per arrivare a efficace e infine devastante. Il libro ci chiederà in alcuni punti qual è il nostro livello di barbarie per ottenere dei bonus. Abbiamo poi la possibilità di segnare dei codici, di accumulare tesori nel corso della nostra avventura e segnarli qua, e il libro intanto ci dirà che abbiamo dei punti di rinascita, dei veri e propri checkpoint da segnare qua per poter riprendere l'avventura nel caso ci andasse male. Infine abbiamo delle possibilità speciali che vengono segnate qua e il libro ci istruirà come farlo, e abbiamo spazio illimitato per oggetti ed armi. Per quanto riguarda i combattimenti, il libro ci istruirà su quanti colpi sono necessari per abbattere il nemico, eventualmente modificati dal nostro livello di barbarie. Per infliggere un colpo bisogna semplicemente scegliere un qualsiasi paragrafo del libro. Se il paragrafo è dispari, allora il nemico infliggerà un danno a noi. Se il paragrafo invece è pari, noi infliggeremo un danno al nemico. Si procede fino a quando uno dei due non è steso al suolo privo di vita. Come avete visto, il regolamento è studiato come se fosse apprendibile anche da questo barbaro, nel senso che entrate subito nel vivo dell'azione, non avete tanti fronzoli, man mano che vi picchiano avrete più possibilità di fare qualcosa di poderoso, insomma la vostra anima di guerriero uscirà sempre di più e avrete la possibilità semplicemente di combattere senza dover calcolare tabelle e modificatori, si entra nel vivo dell'azione e si menano le mani. Non pensiate però che tutto il libro sia solo un menar le mani. All'interno dell'avventura stessa sono disseminati alcuni piccoli enigmi che metteranno alla prova il vostro personaggio e diciamo non sono particolarmente bloccanti, ma poterli risolvere vi aiuta ad andare un po' più veloce nell'avventura o magari risparmiare qualche punto vita perché evitate qualche trappola o qualche imboscata. In ogni caso fate attenzione anche molto ai sottotesti, perché tutte le volte che vi capita qualcosa di brutto e vi sembra un po' capitato così per caso, sappiate che l'autore vi ha sempre messo dei piccoli indizi nei paragrafi precedenti per prepararvi alla vostra scelta. Addirittura nella parte finale del libro, dove sarete all'interno di un labirinto, se siete riusciti a trovare i due grossi indizi che vi possono guidare all'interno dello stesso, fondamentalmente non sarà un vero e proprio labirinto, avrete proprio la possibilità di scegliere correttamente la strada più giusta in ogni momento e quindi dedicarvi solamente ai cattivi che troverete all'interno dello stesso. Ma di che cosa parla questo libro? Beh, diciamo che siete usciti male da un'avventura precedente, siete stati in qualche modo traditi dopo aver portato a termine una vostra missione e quindi ora siete in ceppi, prendete frustate, insomma siete trattati male, non è andata come speravate, addirittura c'era in ballo una regina che poteva essere una vostra sposa, ma niente di tutto ciò è accaduto. Se non che il vostro carceriere ha scoperto che c'è un immenso tesoro magico, diciamo un qualcosa che dovrete recuperare, che però è protetto da un immenso labirinto e un sacco di trappole e mostri, e quindi ha deciso di rimettervi in forma, di curarle vostre ferite, di armarvi e di mandare per conto suo il Rupert stesso a raccogliere questo tesoro. Come fa a tenervi imbrigliato? Beh, avete dei bracciali magici che quindi non vi permettono di scappare o fare quello che volete, ogni tanto entrerà nella vostra testa per ricordarvi che cosa dovete fare, e soprattutto tiene in ostaggio anche la regina vostra amata, quindi in poche parole dovete per forza di cose portare a casa il tesoro. L'autore però ha trovato il modo di non lasciare tutto così lineare. All'interno della trama ci sono un paio di sottoquest che potrete decidere di intraprendere per migliorare la vostra condizione o anche solo per diletto personale. E allo stesso modo, quando arriverete in fondo, potrete decidere proprio l'esito della vostra missione. Potrete tenere fede al contratto che avete stretto con questo cattivone, potrete fare qualcosa di leggermente diverso, ribellarvi, insomma avete la possibilità di affrontare finali diversi a seconda dell'impeto che volete mettere del vostro personaggio. Unica pecca forse che trovo all'interno del volume è un po' la difficoltà dettata dal combattimento. Avete visto che è gestita solamente dal trovare il paragrafo o il paragrafo dispari, quindi anche un piccolo nemico potrebbe colpirvi molte volte prima di riuscire ad abbatterlo. Così come un nemico molto grande che necessita magari di 7-8 colpi, diciamo che dovrete avere molta fortuna per riuscire a portarlo a 0 punti ferita prima di arrivarci voi. All'inizio del libro avrete la possibilità di avere una piccola abilità speciale in più, ma matematicamente parlando una delle due abilità è un po' meglio dell'altra. Ma comunque sia, il calcolo delle probabilità è comunque quello che regge il tutto.
Detto questo, vi invito sicuramente a giocare questo libro gioco. La trama è avvincente e convincente è il personaggio. Si sente molto l'idea della vecchia scuola, quindi Rupert è stato riportato alla vita mantenendo molto fede a quello che era il racconto precedente, ma riuscendo a dare qualcosa di moderno, appunto come ad esempio i piccoli suggerimenti sulle trappole eccetera, in modo da rendere la lettura comunque molto accattivante, e potete arrivare tranquillamente fino alla fine grazie ai punti di rinascita. Con questo quindi ho finito, vi saluto con un ciao e alla prossima. Se siete arrivati fino qua, un piccolo regalino per voi: vi faccio vedere in sovraimpressione questo pezzo della mappa che non è presente all'interno del libro, c'è solo in alcune occasioni speciali, quindi salvatelo in modo tale che sia più facile la vostra avventura. Lasciatemi poi i vostri commenti qua sotto, non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube, fatelo subito in modo tale da rimanere aggiornati su tutto quanto, e non dimenticate anche che potete sostenere il canale utilizzando i tre link in descrizione video. Ciao!